Sul piazzale antistante l'antico santuario di Paragianello, Terra Rossi in concerto. L'ex gruppo di Pier Davide Carone, vincitore del premio della critica nella nota trasmissione Amici. Il progetto Terra Ross è un progetto musicale di ricerca che mira a riscoprire e valorizzare quella che era la cultura di un tempo ormai perduta. Voce e musica, la nostra storia, le gesta dei nostri avi, scene di vita quotidiana, il vocio della gente tra le vie, la voce dei mercanti ambulanti, l'affanno del duro lavoro nei campi, nonché il grido delle lotte e delle rivoluzioni. Ma non poteva di certo mancare il canto d'amore, la poesia e il fascino ormai perduto delle antiche serenate. Il gruppo dei Terra Rossa è formato da Dominique Antonacci, Anna Rita Di Leo, Giuseppe Antonio e Biagio De Santo e Vito Gentile e possono essere davvero considerati suonatori e menestrelli della bassa murgia. Terra Rossa, Nasunet for la Marnere, è un CD di musica popolare, contiene 12 pezzi di cui 6 tradizionali e 6 nostri, scritti da noi sempre in chiave popolare naturalmente, quindi in dialetto, dialetto di Mottola e Palagianello, il paese che ci ospita. Il pezzo di punta di questo CD è Terra Rossa, un pezzo che parla proprio della nostra terra, la Terra Rossa. È rossa la terra, insomma, è una terra, diciamo così, abbastanza pesante, molta gente va via da questa terra, ragazzi, migranti vanno via per lavorare, per studiare, per tanti motivi, però la terra, noi ci allontaniamo dalla terra e la malediciamo quando andiamo via, poi quando stiamo fuori però ci manca, ritorniamo molto volentieri perché dice un passaggio della nostra canzone, dice et de pura mangei e nucore che abbatte forte sic mei. E questa è un'occasione unica perché loro questa sera qui nella nostra comunità presentano il loro primo CD, un grande lavoro che parla di tradizioni popolari, di canti, di musica e danza popolare che promuovono il nostro territorio. O tutto quello che va a promuovere il territorio di Palagianello e dintorni, quindi la terra delle Gravine, questa amministrazione comunale è pronta a supportare e ad aiutare questi ragazzi che credono nella musica e nella loro terra.